Sì, l'idea di visitare la Mongolia è venuta pensando alla piccola comunità cattolica. E io faccio questi viaggi anche per visitare le comunità cattoliche e anche per entrare in dialogo con la storia, la cultura dei popoli, con quello che è la propria mistica di un popolo. È importante che l'evangelizzazione non va concepita come proselitismo, ma per il proselitismo restringe sempre. E Papa Benedetto aveva detto che la fede non cresce per proselitismo, ma per attrazione. L'annunzio evangelico entra in dialogo con la cultura e c'è una evangelizzazione della cultura e anche una inculturazione del Vangelo, perché i cristiani nel esprimere i loro valori cristiani anche lo esprimono con la cultura del proprio popolo. E questo è tutto il contrario da quello che sarebbe una colonizzazione religiosa. Perché il viaggio era conoscere questo popolo, entrare in dialogo con questo popolo, ricevere la cultura di questo popolo e accompagnare la Chiesa nel suo cammino in questo popolo con molto rispetto della cultura del popolo. Più o meno. E sono soddisfatto dei risultati. Penso di sì. Ma voi avete una cosa molto interessante che anche favorisce questo dialogo. E mi permetto di chiamarla la mistica del terzo vicino. Che vi fa andare avanti in una politica del terzo vicino. Tu pensa che Ulaanbaatar è la capitale di un paese più lontano dal mare. E possiamo dire che la vostra terra è fra due grandi potenze, la Russia e la Cina. E per questo la vostra mistica è cercare di dialogare con i terzi vicini anche. Non per disprezzo a questi due, che avete buoni rapporti con ambedue, ma per l'ansia di universalità. Di far vedere i propri valori a tutto il mondo e anche ricevere dagli altri valori perché vi porti a dialogare, no? È curioso, nella storia andare a cercare altre terre. Tante volte si confondeva con colonialismo. O entrare per dominare. Sempre. Invece voi, con questa mistica del terzo vicino, avete questa filosofia di andare a cercare per dialogare. But you have this philosophy of going to room to dialogue.
A me è piaciuto molto questa espressione del terzo vicino. È una ricchezza vostra. La missione del Cardinal Zuppi è una missione di pace che io incomandai, e lui aveva per il piano visitare Mosca, Kiev, gli Stati Uniti e anche Pechino. Il Cardinal Zuppi è un uomo di universalità e di grande dialogo. Lui ha nella sua storia il lavoro fatto a Mozambico per la pace e tutto quello, e per questo è inviato a lui. I rapporti con la Cina sono molto rispettuosi, molto rispettuosi. Ah, personalmente io ho una grande ammirazione per il popolo cinese. Sono molto aperti, diciamo così. C'è, per la nomina dei vescovi, c'è una commissione che lavora, il governo cinese col Vaticano, e da tempo, sì, è un dialogo. E poi c'è, ci sono tante, ma alcuni, diciamo così, non tanti, non so, preti cattolici o intellettuali cattolici che sono invitati alle università cinesi a fare scuola, no? C'è una cosa aperta in quel senso. Credo che dobbiamo andare più avanti nell'aspetto religioso per capirci più, che i cittadini cinesi non pensino che la Chiesa non accetta la propria cultura, i propri valori, e che la Chiesa dipende da un'altra potenza straniera, no? In questa strada amichevole la sta facendo bene la commissione presieduta dal Cardinal Parolin, e stanno facendo un bel lavoro di anche la parte cinese, no? Ben lavoro, no? I rapporti sono così, in cammino, diciamo, per una parola, eh? Ma io ho un grande rispetto per il popolo cinese. Poi l'altra cosa che domandavo era su Zuppi, se ci sono novità sulla missione del Cardinal Zuppi per la sua... Era quello che ho detto all'inizio, no? Avanti. Ma il Vietnam è una delle esperienze di dialogo molto belle che ha fatto la Chiesa negli ultimi tempi, no? E io direi che, non so, è come una simpatia nel dialogo. Ambe due le parti hanno avuto la buona volontà di capirsi e di cercare strade di andare avanti. Ci sono stati dei problemi, ma nel Vietnam vedo che prima o poi i problemi si superano. È stato il presidente del Vietnam poco tempo fa e abbiamo parlato liberamente. E io sono molto positivo nel modo dei rapporti con il Vietnam. In questo da anni che ci sta facendo un bel lavoro, no? Io ricordo, credo 4 anni fa, che sono venuti un gruppo, è venuto un gruppo di parlamentari vietnamiti a visitare il Papa, e abbiamo avuto un bel dialogo con loro, no? Molto rispettuosi. Quando una cultura si apre c'è possibilità di dialogo. Se c'è chiusura o sospetti, il dialogo è molto difficile, no? Con Vietnam io dirò che il dialogo è aperto, con su più e su meno, ma è aperto, e si lentamente si va avanti. Qualche problema è stato, ma è stato risolto. Questo poi, i viaggi a Vietnam, ma se non andrò io, sicuro che andrò Giovanni XXIV, e questo è sicuro che ci sarà, perché è una terra che merita andare avanti.
che ha la mia simpatia. E poi che domandava lei? Se ci sono altri viaggi. Sì, altri viaggi con Marseille. E poi c'è qualcuno in un paese piccolo dell'Europa che stiamo vedendo se possiamo farlo. Ma io dico la verità, è per me fare un viaggio adesso è molto... non è tanto facile come all'inizio, no? Ci sono limitazioni nel camminare, questo che limitano, no? Ma vediamo. Mettiamo dove è stata fatta la cosa. Un dialogo con i giovani russi. E alla fine del dialogo io ho dato un messaggio a loro, un messaggio che ripeto sempre, di farsi carico della loro eredità. Quello che premo prima, prendete la vostra eredità. Lo stesso che dico dappertutto, e anche con questa visione io cerco di fare il dialogo fra nonni e nipoti, che i nipoti prendano l'eredità. Questo lo dico dappertutto e questo è stato il messaggio. Un secondo passo per esplicitare l'eredità, ho detto fate, era della grande Russia, perché l'eredità russa è molto buona, è molto bella. Pensa nel campo delle lettere, nel campo della musica, che fino ad arrivare a un Dostoevskij che oggi ci parla di un umanesimo maturo. Cioè, fatti carico di questo umanesimo che si è sviluppato nell'arte e nella letteratura. Questo sarebbe un secondo piano di quando io ho parlato dell'eredità, no? Il terzo forse non è stato felice, ma parlando della grande Russia, in senso forse non tanto geografico, ma culturale, mi è venuto in mente quello che ci hanno insegnato nella scuola, che Pietro I, Caterina II e è venuto questo terzo, che forse non è proprio giusto, non so, che gli storici ci dicano, ma è stata un'aggiunta che mi è venuta in mente perché l'avevo studiato a scuola. Ma quello che ho detto ai giovani russi è di farsi carica della propria eredità, di prendere la propria eredità, che vuol dire non ir a comprarla altrove, sai? Prendersi la propria eredità. E quale eredità? La della grande Russia. La cultura russa è di una bellezza, di una profondità molto grande e non va cancellata per problemi politici. Avete avuto anni bui politici in Russia, ma l'eredità è sempre rimasta così alla mano, no? Poi lei parla dell'imperialismo, no? È vero che io non pensavo all'imperialismo quando ho detto quello, ho parlato della cultura e la trasmissione della cultura mai è imperiale, mai. Sempre dialogale, sempre, e parlavo di questo. È vero che ci sono dei imperialismi che vogliono imporre la propria ideologia. Mi fermo qui. Quando la cultura viene distillata e trasformata in ideologia, questo è il veleno. Si usa la cultura ma distillata in ideologia. Questo ci vuole distinguere, quando è la cultura di un popolo e quando sono le ideologie che sorgono poi di qualche filosofo, qualche politico di quel popolo, no? E questo lo dico per tutti, anche per la Chiesa, eh? Dentro della Chiesa tante volte si mettono le ideologie che staccano la Chiesa della vita che viene dalla radice e va in su, staccano la Chiesa dell'influsso dello Spirito Santo. Un'ideologia è incapace di incarnarsi, è idea soltanto, ma quando l'ideologia prende forza e si fa politica, dal solito diviene dittatura, no? Diviene incapacità di dialogo, di andare avanti con le culture.
E gli imperialismi fanno questo, no? L'imperialismo sempre si consolida in base a una ideologia. Per cui andiamo a distinguere anche nella Chiesa fra dottrina e ideologia. La vera dottrina mai è ideologica, mai. È radicata nel santo popolo fedele di Dio. Invece l'ideologia è staccata dalla realtà, staccata dal popolo. Un po' generale, non scendo a questi estremismi, ma i giovani sono preoccupati perché è il loro futuro, sai? Uno scientista bravo italiano, quando abbiamo fatto un incontro in accademia, ha fatto un bel intervento e finì così: io non vorrei che mia nipotina, che è nata ieri, entro 30 anni viva in un mondo così brutto. I giovani pensano al futuro e in questo senso mi piace che lottino bene, ma andiamo, quando c'entra un'ideologia o c'entra una pressione politica o si usa per questo, non va. E la mia esortazione apostolica, che uscirà il giorno di San Francesco, 4 ottobre, è una revisione di cosa è successo dalla COP di Parigi, che forse è stata la più fruttuosa fino ad oggi. C'è qualche notizia su alcune COP e alcune cose che ancora non sono state risolte e c'è l'urgenza di risolvere. Non è così grande come Laudato Si, ma è portare avanti Laudato Si nelle cose nuove e anche un'analisi della situazione. È quello. Lei ha parlato di come evitare le pressioni ideologiche, no? È lo stesso. Nel sinodo non c'è posto per le ideologie. È un'altra dinamica. Il sinodo è il dialogo fra i battezzati, tra i membri della Chiesa, sulla vita della Chiesa, sul dialogo col mondo, sui problemi che oggi toccano l'umanità. Ma quando si pensa in una strada ideologica, finisce il sinodo. Nel sinodo non c'è posto per l'ideologia, c'è posto per il dialogo, confrontarsi fra fratelli e sorelle e confrontarsi con la dottrina della Chiesa, andare avanti. Poi io voglio sottolineare che questo sinodale non è un'invenzione mia, questo è stato San Paolo VI. Quando finì il Concilio Vaticano II, che se ne è accorto che in Occidente, la Chiesa occidentale, aveva perso la dimensione sinodale. La Chiesa orientale le ha. E per questo lui ha creato il segretariato del Sinodo dei Vescovi, che in questi 60 anni ha portato avanti la riflessione in modo sinodale, con progressi continui, no? Andare avanti. Quando è stato il 50° di questa decisione di San Paolo VI, io ho firmato un documento su cosa è il sinodo, cosa si è andato avanti. E adesso è andato avanti, ha maturato più e per questo ho pensato che era molto buono fare un sinodo sulla sinodalità nella Chiesa, che non è una moda, una cosa vecchia, la Chiesa orientale la ha sempre, ma come vivere la sinodalità e viverla in cristiano e, come ho detto all'inizio, senza cadere in ideologie. Non so se ho risposto o che era qualcosa ancora. E il processo dell'assemblea sarà segreto o no? No, non capisco. Chiede se gli interventi dell'assemblea saranno segreti oppure... C'è una,
una cosa che noi dobbiamo custodire, il clima sinodale. Questo non è un programma televisivo dove si parla di tutto, no. C'è un momento religioso, c'è un momento di intercambio religioso. Pensa che nelle intervenzioni sinodali partano 3-4 minuti ognuno, e poi sono 3-4 minuti in silenzio per la preghiera, poi 3 e la preghiera. Senza questo spirito di preghiera non c'è sinodalità, è politica, c'è parlamentarismo. Il sinodo non è un parlamento. Sul segreto c'è un dipartimento presieduto dal professor Ruffini, che è qui, che lui farà i comunicati, stampa come va l'andamento del sinodo. Ci vuole in un sinodo custodire la religiosità e custodire la libertà delle persone che parlano. E per questo c'è una commissione presieduta dal dottor Ruffini che farà l'informazione di come va l'andamento del sinodo. E non so se l'ho detto qualche volta, alcuni mesi fa ho chiamato un Carmelo e come vanno le monache, madre sua, alla priora mi ha risposto e alla fine mi dice, ma santità, un Carmelo non italiano, e santità, abbiamo paura col sinodo, ma cosa succede? Volete inviare una suora al sinodo? Ho detto io scherzando, se no abbiamo paura che ci cambi la dottrina. E questo è quello che lei dice. C'è questa idea, ma se tu vai avanti alle radici di queste idee, troverai ideologie. Sempre quando nella Chiesa si vuole staccare il cammino di comunione, quello che stacca è sempre un'ideologia. E accusano la Chiesa di questo, dell'altro, ma mai l'accusano di quello che è vero, peccatrice, mai dicono, mai ideologano questo, e difendono una dottrina, fra virgolette, che è una dottrina come l'acqua distillata, che non ha gusto a niente e che non è la vera dottrina cattolica, che è nel credo e che tante volte la vera dottrina cattolica scandalizza. Come scandalizza l'idea che Dio si è fatto carne, che Dio si è fatto uomo, che la Madonna ha conservato la sua virginità. Questo scandalizza. No? E la dottrina cattolica dalle volte scandalizza. No, è apertissimo, cara, è apertissimo. C'è una commissione presieduta da Ruffini che tutti i giorni farà la notizia, ma più aperto non so, più aperto non so. E quello buono è che questa commissione sarà molto rispettuosa degli interventi di ognuno e cercherà di non fare chiacchiericcio, ma di dire le cose proprio dell'andamento sinodale che sono costruttive per la Chiesa. Ma se tu vuoi che, ma tu no, qualcuno vuoi che le notizie, se, ma quell'altro si era preso con quell'altro per questo, quell'altro, questo che è chiarigio, che è chiarigio politico. No, la commissione ha un compito non facile, ma dire oggi la riflessione va di questo lato, va così, e trasmettere lo spirito ecclesiale. Non lo spirito politico, che è diverso, un Parlamento di un sinodo. Non dimenticarti che il protagonista del sinodo è lo Spirito Santo. E come trasmettere questo? Per questo si deve trasmettere l'andamento ecclesiale. Sì, tu con questo parli delle periferie
di Varancopoli, si deve andare avanti, andare lì e lavorare lì, come a Buenos Aires si faceva con i sacerdoti che lavoravano in queste parti, che è un equipo di sacerdoti con un vescovo ausiliario alla testa che si lavora lì. E questo, dobbiamo essere aperti a questo, eh? I governi devono essere aperti, tutti i governi del mondo. Ma ci sono delle periferie che sono tragiche, eh? Torno su una periferia scandalosa che si cerca di coprire, quella dei Rohingya. I Rohingya soffrono, non sono cristiani, sono musulmani, ma soffrono perché sono state convertite in periferia, sono stati cacciati via. Dobbiamo vedere i diversi tipi di periferie, no? E anche imparare che nelle periferie c'è dove la realtà umana è più evidente, è meno sofisticata, momenti brutti, non voglio idealizzare, ma si percepisce meglio, no? Un filosofo una volta ha detto una cosa che a me ha colpito tanto, no? La realtà si capisce meglio dalle periferie. Lì si capisce bene la realtà. Dobbiamo interloquire con le periferie e i governi devono fare la giustizia sociale, vera, la vera giustizia sociale, con le diverse periferie sociali e anche con le periferie ideologiche. Andare a interloquire lì, perché tante volte sono qualche periferia squisita ideologica quella che provoca le periferie sociali. Il mondo delle periferie non è facile. Grazie.